Claudia Torchia, centrale della Volalto Caserta, ma calabrese della, proprio della provincia di Catanzaro, oggi viene assoverato da avversario per la prima volta, 3-2 per il Soverato, una partita dai due volti, siete partiti male, addirittura il Soverato ha avuto due match point, poi però c'è stato un grande recupero vostro, alla fine tutto sommato per come si era messa la partita possiamo dire che è un punto guadagnato. Sì, assolutamente, anche perché nel primo set stavamo giocando una grande pallavolo, poi ci siamo perse come spesso facciamo, però a differenza delle altre partite siamo state brave a, nel momento di difficoltà a recuperare e riprendere il set, come appunto si è visto nel terzo set che siamo partite malissimo e invece poi siamo riuscite a vincere. Allora possiamo dire che questo punto non è solo un punto in più in classifica, ma magari un punto di partenza per il Volalto Caserta, per guardare al futuro verso la salvezza con rinnovata fiducia. Sì, certo, comunque stiamo facendo molto bene, si vedono dei miglioramenti in ogni partita, quindi speriamo di continuare così, perché si vedono dei cambiamenti, si vede che stiamo giocando molto meglio, quindi speriamo, perché forse così ci possiamo salvare. Sara Paris, il libero del Volley Soverato, una vittoria soffertissima perché è stata anche rocambolesca. 2-0, sembrava partita in tasca, due match point sprecati, poi cosa è successo? Diciamo che loro comunque si sono buttate su tutte le palle, non ci hanno comunque dato vita facile alla fine. Però secondo me, cioè, io penso e voglio pensare il bicchiere mezzo pieno, perché alla fine siamo in un periodo no, e quindi qualsiasi punto facciamo secondo me è buono. Probabilmente l'aspetto positivo alla fine è un tie-break dove si è vista una pronta reazione del Soverato, un tie-break giocato con determinazione e non era facile dopo essere stati ripresi di due set. Sì, sì, no, quello comunque ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto che questa vittoria doveva esserci soprattutto per la squadra, per il pubblico, per tutti. Dovevamo vincere questa partita anche perché vogliamo ancora guardare i playoff. Se perdevamo questa partita, secondo me già abbiamo perso un punto, però ne abbiamo presi due. Adesso comunque tutte le squadre vincono e perdono, ho sentito che Monza ha perso. È un periodo comunque, il gennaio e febbraio è sempre un periodo comunque di calo, anche Bolzano sta perdendo, quindi secondo me dobbiamo guardare solo in positivo e solo così riusciamo a uscire da questo periodo. Coach Mauro Chiappafreddo, un po' contrariato giustamente a fine partita, una vittoria che poteva essere rotonda da tre punti, invece si è dovuto soffrire anche oggi, alla fine comunque c'è stata una reazione nel tie break dopo la rimonta di Caserta. Sì, Caserta ha rimontato, noi potevamo chiudere prima, sono comunque due punti guadagnati e due punti che ai termini della classifica comunque contano per i playoff. Potevamo chiudere prima la partita, poi su momenti importanti ancora abbiamo il braccino corto. Abbiamo notato infatti sul 2-0 e 12-5 del terzo set rimonta di Caserta, complice un calo di tensione di Soverato, poi però ci sono stati anche due match point sprecati e poi nel quarto c'è stato praticamente un calo vertiginoso prima della ripresa al tiebreak. Sì, il quarto abbiamo mollato purtroppo, poi delle decisioni arbitrali anche abbastanza non chiarissime, e certo non è assolutamente colpa loro, però hanno e aumentato il nostro nervosismo, cosa che non dovevamo fare, quindi siamo caduti in questo tranello e purtroppo dobbiamo crescere, ma crescere mentalmente. Ecco, mi hai anticipato l'altra domanda, proprio questo ti volevo chiedere, è una squadra che dimostra delle difficoltà anche mentali in alcuni frangenti della gara, perché sembra proprio che, come dici tu, ci sia il braccino, come si suol dire nel tennis, quasi una paura di vincere è diventata. Sì, quasi una paura di vincere, magari compaiono dei fantasmi in campo non giusti, poi veramente per chiudere subito dalla partita magari ci si annebbia ci si annebbia il cervello e non riusciamo a chiudere la partita, quindi su questo dobbiamo lavorare. Emiliano Giandomenico, coach della Volalto Caserta, un punto guadagnato sicuramente a Soverato per come si era messa la gara, comunque una buona reazione della sua squadra, complice anche qualche errore di troppo del Soverato.
Sì, per noi è un punto importantissimo, sicuramente alla vigilia è una partita molto complicata perché Soverato è un campo difficile, è una squadra che sicuramente ha notevoli potenzialità anche se ancora le deve dimostrare fino in fondo. Per noi è una situazione molto complicata perché ci mancava Soraya, l'opposto brasiliano che per noi è un terminale offensivo fondamentale, e poi praticamente nella prima parte della partita Gabbiadini, il secondo martello, si è infortunata con dei crampi, però ha dovuto giocare per forza perché non avevamo un cambio di ruolo. Quindi sicuramente un punto molto molto importante. Ecco, abbiamo visto una squadra che nel primo set è partita bene, ha giocato punto a punto, ha perso al photo finish col Soverato, poi c'è stato un crollo nel secondo set, a un certo punto però sembravate spacciati, nonostante tutto però ci avete creduto e avete rimontato. Poi al tiebreak probabilmente anche un calo fisico c'è stato dopo la rimonta. Sì, abbiamo iniziato alla grande, con una grande carica, con una grande spinta, poi ripeto, ha perso il primo set per degli errori banali, insomma. Nel secondo set Soverato sicuramente ha imposto il proprio ritmo con maggiore capacità, maggiore esperienza, noi abbiamo un po' subito il colpo. Nel terzo set sembravamo persi, io ho cercato di spronarle comunque a sacrificarsi, a lottare, perché per noi questa è la terza partita che io sto a Caserta, quindi per noi è anche un allenamento la partita, quindi giocando, interpretando la partita anche quando si è indietro in un certo modo sicuramente si può crescere, quindi ho cercato di far capire alla squadra che era il caso di impegnarsi fino all'ultimo, anche perché poi la pallavolo ci insegna che fino all'ultimo non è mai finita.